Buonasera ai telespettatori di Rete 8 e di L'Aquila al Centro. Ripartiamo con una passeggiata all'interno del centro storico della città per farvi vedere la ricostruzione, ma soprattutto lo faremo in compagnia ideale di una grande scrittrice aquilana, Laudomia Bonanni. Laudomia Bonanni è nata qui all'Aquila nel 1907, è morta a Roma nel 2002, aveva quasi 95 anni. È una delle più grandi scrittrici italiane del 1900, sicuramente è la più grande scrittrice aquilana, potremmo dire, di tutti i tempi. E andremo a cercare i suoi luoghi. Lei era appunto una scrittrice, ha scritto romanzi, ma era anche una giornalista, ha scritto tantissimi articoli per il Giornale d'Italia. E oggi con noi c'è uno studioso di Laudomia Bonanni. L'Aquila ha molti studiosi di Laudomia, c'è anche un premio di poesia a lei intitolato. Oggi siamo in compagnia di Gianfranco Giustizieri, appunto studioso di Laudomia, insegnante, docente e collega in qualche modo, poi vedremo perché. Naturalmente poi libri su Laudomia li hanno scritti anche la professoressa Liliana Biondi, la professoressa Patrizia Docci e la poetessa Anna Maria Giancarli. E poi naturalmente ce ne sono anche altri, la bibliografia su di lei è molto ricca. Partiamo da qui, noi qui siamo al Parco del Castello, qui alle mie spalle c'è la Fontana Luminosa e sono luoghi simboli naturalmente della città. Le fontane, come sapete, all'Aquila, l'Aquila è piena di fontane, le famose 99 fontane con le 99 chiese, che poi vabbè, i conti non li ha fatti esattamente mai nessuno. La Fontana Luminosa è una delle più note e conosciute, insieme chiaramente alla Fontana delle 99 Cannelle. Dicevamo che siamo qui con Gianfranco Giustizieri e qui è appunto uno dei luoghi, e non poteva essere diversamente, di Laudomia Bonanni. E adesso Gianfranco ci spiegherà il perché. Questa mattina esploreremo insieme alcuni luoghi, non tutti, perché sarebbero troppi, infiniti, e quindi dovremmo parlare ore per richiamare quelle che sono le località aquilane che Bonanni ha vissuto direttamente, su cui ha scritto e su cui ha riportato nei suoi libri, negli Elzeviri, in pagine diversissime tra di loro. E chiaramente questa passeggiata comporta un giro, innanzitutto per il centro storico, per cui toccheremo mete, luoghi che poi ritroveremo e richiameremo anche con brevi letture. E poi ci sono i luoghi periferici, i luoghi più lontani dal centro storico, che stamattina non verranno toccati, però che voglio ricordare, come ad esempio non menzionare il carcere minorile, dove lei esercitò per molti anni l'attività di giudice minorile laico, come non nominare Collemaggio, la chiesa, la basilica appunto, dove le sue passeggiate innumerevoli sono riportate in tracce indelebili di libri e di articoli. Come non girare intorno al castello, dove lei faceva la sua passeggiata quotidiana, uscendo la mattina presto dalla casa che poi vedremo qui vicino, faceva il suo giro intorno al castello per poi ritornare e iniziare le sue attività. Quindi è un percorso che teoricamente è un percorso molto lungo, però cercheremo appunto di fare dei flash, di illuminare alcuni momenti e quindi di citare quelle che sono le fonti, i punti di riferimento di questa passeggiata. E sarà anche una passeggiata nella memoria di un'Aquila, di una città che oggi non vediamo più perché sarà ricostruita, molti dicono più bella, ma certamente non sarà uguale a quella che ha conosciuto Laudomia Bonanni. Allora, la nostra passeggiata letteraria non poteva non iniziare con le immagini del Gran Sasso, il Gran Sasso d'Italia, la nostra montagna, la montagna degli Aquilani, la montagna di Laudomia Bonanni.
E non dico in vano la montagna di Laudomia Bonanni, perché lei era e fu fortemente montanara. Andava spesso su nella cima, passeggiava tra le rocce, coglieva i fiori, odorava gli odori, gustava i sapori di quella che è la nostra, il nostro punto di riferimento. E sulla Gran Sasso, su questa montagna, lei portava gli amici. Molto spesso, dopo il trasferimento a Roma, ritornava frequentemente in città, ma soltanto per fare una breve fuga, una breve passeggiata, un salto insieme a loro. E ci sono delle fotografie che poi mostreremo, in cui appunto si vede lei fiera con il viso all'aria, diciamo così, no? Respirare quest'aria tonica che entrava all'interno dei polmoni. E molti sono i suoi scritti, molti sono i suoi riferimenti, pagine infilate nei romanzi, pagine che hanno fatto da cornice a dei romanzi, scritti vari, come gli Elzeviri e come in libri di presentazioni. A me mi piace soprattutto ricordare alcuni momenti di questo, di queste immagini, di questi ricordi, di questa firma che la Bonanni lasciò sulla nostra montagna, metaforia chiaramente. E vorrei cominciare con un libro, con un manoscritto, esattamente un manoscritto inedito, dal titolo La corrente, scritto nel 1939, che poi è rimasto nel cassetto. Perché lo nomino, anche se i lettori non lo conoscono? Lo nomino perché il Gran Sasso in questo manoscritto è la cornice ideale, la cornice che accompagna i vari personaggi, una folla di personaggi attraverso tre generazioni, e ritorna con flash, con immagini quasi visive, con ricordi su questa montagna. Poi il secondo ricordo che voglio ricordare, che voglio rammentare, è una leggenda poi che si rifà ai terremoti. Lei dice molto spesso: l'Aquila con i terremoti non crolla, e aggancia questa sua frase, questo suo pensiero a quello che era il terremoto che i pastori avvertivano sulle nostre montagne, sulla montagna che abbiamo. I pastori dicevano: noi dormiamo tranquilli, dormiamo sulla vena, sulla pancia del terremoto. Il terremoto scorre fino a noi, sotto di noi, ma questo terremoto è una faglia, è una vena, raccontano i pastori, che cammina, attraversa l'Italia, attraversa la Sicilia, attraversa l'Africa, va in Asia, fino sull'Himalaya. Sicuramente è una leggenda che però, ecco, è bello ricordare. Poi altro momento forse fotografico, chiamiamolo, è la presentazione che la fece ad un libro di fotografie sul Gran Sasso del 1986. La presentazione, che devo dire, è una poesia quasi, è una poesia dalla quale voglio trarre brevemente alcune righe. Aver avuto all'orizzonte in ogni stagione e tant'allunco per buona parte della mia vita da discesa montuosa del Gran Sasso è stato un privilegio che sembra rimbianco. È il Gran Sasso della mia memoria, vagamente prustiano. Ho passeggiato nella neve per Campo Imperatore e alla stagione con le greggi per gli Alti Pascoli in un silenzio sacrale. Colto certi garufanetti minimi profumatissimi, respirando l'aria che penetra nei polmoni come menta. Morbidamente è lì, con vaghe forme femminili. Dai tempi antichi la gente lo chiama la bella addormentata, padre e madre nostra, montagna fiorita. Seconda tappa del nostro itinerario. Siamo in un luogo famoso perché è un luogo riportato da tutti i critici, da scrittori vari, per far conoscere appunto il luogo dove la casa, dove la Laudomia Bonanni è vissuta per buona parte della sua vita. Via Garibaldi 75, luogo mitico quasi. Lei, non posso dire sicuramente se lei è nata in questa casa, perché attraverso quelle che sono le tracce della memoria
i registri e così via, si è spostata la mamma, che forse è stato un punto di riferimento preciso, non abitava all'inizio qui da quando scese da Città Ducale, perché la mamma Amelia Perilli era nativa di Città Ducale, ma la sua traccia abitativa la troviamo a San Silvestro e a Via Paganica e poi compare Via Garibaldi 75. Ebbe Laudomia 3 fratelli, cioè 2 fratelli e una sorella esattamente, lei fu la maggiore. Passò buona parte, come ho detto, della sua vita all'interno di questa abitazione, dando brevi cenni del suo percorso. Nel 1924 divenne maestra elementare, poi incominciò la sua carriera fuori l'Aquila, esattamente nella zona di Castellammare Adriatico, l'attuale Pescara, a Bateggio, San Tommaso di Caramanico, Corvara, che fu la prima sede di insegnamento, per poi ritornare qui all'Aquila esattamente un anno a Sergi, poi a Preturo, dove rimase circa 10 anni, e poi nel 1943 definitivamente, fino alla fine della carriera, alla scuola elementare De Amicis. Perché questa casa è una casa importante? Al di là della memoria e della vita che lei trascorse qui, questa è quello che invece proprio ha tramandato nelle pagine della letteratura, è il palazzo che ci troviamo di fronte, Palazzo Bafile. Quando lei tornava dalla scuola era solita fumare la sua sigaretta, sempre, quotidianamente, dopo pranzo, si affacciava al balcone che vediamo in alto, al piano ultimo, e osservava questo fabbricato, questo casamento, come lo chiama, che era di fronte alla sua finestra. E qui osservava la vita della gente, la vita della piccola borghesia, la vita di gente deprivata socialmente, e poi uno sciame di bambini che correvano, giocavano, litigavano all'interno del cortile che noi vediamo. Quindi osservava la vita della gente nella sua quotidianità, nei suoi litigi, nelle sue baruffe tante volte. E da questa osservazione continua, che è durata anni, è nato quello che è il suo libro più famoso, un libro pluripremiato, un libro che ha avuto un lungo percorso di gestione e di revisione. E parlo dell'Imputata. Il libro iniziò a scrivere le prime pagine nel 1948 addirittura, e poi lo rivide, continuò, poi pubblicò alcuni pezzi del libro sui quotidiani, per poi andare attraverso, con titoli diversi, Grigio all'alba ad esempio, per poi arrivare nel 1960 alla stesura definitiva e alla pubblicazione. Come ho detto, fu un successo immediato. Un successo che fece conoscere la Bonanni al grande pubblico dei lettori, nonostante che lei avesse avuto già molte altre esperienze significative in termini di scrittura. L'Imputata vinse il premio Viareggio, fu finalista allo Strega e è stato sempre il punto di riferimento dei critici quando hanno voluto parlare e scrivere sulla Laudomia Bonanni. Il palazzo di fronte, Palazzo Bafile, è il palazzo appunto nucleo, centrale di questo libro, attraverso il quale appunto viene portato alla conoscenza dei lettori quelle che sono le situazioni di un certo tipo di società nell'immediato dopoguerra. Nel palazzo ci sono diversi personaggi che naturalmente poi sono stati creazioni della sua fantasia, ma presi da spunti veri. Gianni, per esempio, uno dei ragazzi, il capobanda, chiamiamolo così. E tutto iniziò, come racconto, come libro anzi, dal ritrovamento di un cadavere di un neonato all'angolo del palazzo stesso, sotto, vicino alla conchiglia che vediamo alle mie spalle. E lei cambia un po' i luoghi, se noi leggendo il libro appunto vediamo che questo palazzo lo mette in via Castello, non in via Garibaldi, cioè camuffa un po' quella che è la situazione narrativa. Però ecco, la spinta descrittiva, la spinta conoscitiva,
la spinta di portare appunto una vita, la vita sociale dell'Aquila del 1945, quindi subito dopo la guerra, attraverso le pagine, è stata enorme. E l'imputata, posso dire che è conosciuta in tutto il mondo. Con Gianfranco siamo arrivati qui a Via Garibaldi, la casa appunto di Laudomia Bonanni, e cogliamo anche l'occasione per farvi vedere lo stato della ricostruzione della città. Via Garibaldi è una delle strade, tra virgolette, più ricostruite già, e anche in questi momenti che stiamo qui a registrare passano in continuazione camion, ci sono gru che sentiamo roteare. E poi dietro di me c'è Piazza Chiarino. Piazza Chiarino è una delle piazze più belle e suggestive della città, dove si sta ancora lavorando, ma già si notano i segni di una bellezza che sicuramente riavremo in pochi mesi. Con Gianfranco lasciamo Via Garibaldi, che è appunto alle nostre spalle, vedete, come ho detto poco fa, i cantieri in azione, e siamo su Via Cascina. Via Cascina è questa strada in discesa, nel senso che noi la stiamo facendo in discesa, e che arriva poi a Palazzo Carli, che è la sede, l'ex sede del rettorato. Si risale poi a sinistra e si arriva praticamente a Palazzo Margherita, al municipio. E questo era uno dei luoghi anche, chiaramente, di Laudomia. Lei viveva qui a due passi, e quindi lei sicuramente qui avrà visto, magari giocato, magari osservato, e poi riferito nelle sue cronache e nei suoi romanzi. Qui siamo in una stradina del centro storico, la classica stradina cittadina, e alle mie spalle intravedete un giglio in ferro sul muro. E Laudomia Bonanni, nei suoi scritti, parla anche del terremoto. L'Aquila è città dei terremoti. Nel 1703 ci fu il grande terremoto che distrusse praticamente tutta la città. Un altro grande terremoto c'era stato nel 1461. Questi gigli sono un segno anche di antichi terremoti. Adesso Gianfranco, attraverso anche la voce e gli scritti di Laudomia, ci dice perché. Altro luogo della memoria. Siamo alla confluenza con via San Martino. Nell'osservare in alto vediamo dei gigli in ferro battuto che credo conoscano un po' quasi tutti in Italia e nel mondo. Dobbiamo ritornare un po' indietro nel tempo. Dobbiamo andare innanzitutto al 1974, quando sul Giornale d'Italia dell'ottobre del 74 comparve un articolo della Bonanni dal titolo I fiori del terremoto. Inizia così l'articolo, e ho poi capito come in realtà il terremoto catastrofico del Settecento non sia mai stato dimenticato. Esattamente il 2 febbraio 1703, il giorno della purificazione, la città venne in gran parte falciata. Non di meno è rimasto il giglio del terremoto, lo ignoravo. Mi capitò per caso di scoprire sulla facciata di una casetta medievale con bifore questo piccolo giglio nero in ferro battuto. Poi naturalmente l'Elzeviro continua con altri particolari. E dietro questa storia, questo giglio, c'è una storia più antica, una storia che, come si è già detto, risale al 1703, quando l'Aquila fu abbattuta da un terremoto tremendo che costò in città e nel territorio intorno oltre 20.000 vittime. E la Bonanni, forse casualmente, non so dire, passeggiando appunto per la città, vide sopra questa casetta questo fiore e lo portò all'attenzione, con questo Elzeviro, all'attenzione di tutti. Che cos'è in effetti questo fiore? Non è altro che il termine di quelle che sono le catene che i nostri antichi, quindi non solo nel Settecento, ma anche prima, cingevano le case che erano sopravvissute dal terremoto stesso, e le cingevano appunto con queste catene di ferro, terminante con queste capochiave, al fine di preservare per le future generazioni quello che era uno dei beni che erano costati sudore, fatica e anche sangue tante volte. Thank you.
siamo risaliti appunto da via San Martino e siamo a piazza Santa Maria Paganica. Beh, qui vi vogliamo far vedere un po' le contraddizioni, la contraddizione che spesso si trova camminando in città di questa ricostruzione. Qui abbiamo alle mie spalle, a sinistra, Santa Maria Paganica, una delle chiese più belle della città, che dopo 11 anni, ormai 12, dal terremoto è più o meno, anzi senza più o meno, nelle condizioni del 6 aprile 2009. Alla mia destra invece c'è un bel restauro, un bellissimo restauro, Palazzo Ardinghelli, di proprietà pubblica, che diventerà presto, di fatto lo è già diventato, ma poi la pandemia ha rinviato inaugurazioni e tutto il resto, diventerà la sede aquilana del Maxi, cioè un museo di arte contemporanea. Allora, siamo su quello che gli aquilani chiamano il Corso Stretto e quindi stiamo tornando, diciamo, verso il cuore della città, i portici, il quarto cantone, che era la sede anche della biblioteca e del convitto. In realtà qui siamo appunto in Corso Vittorio Emanuele III e come vedete c'è un po' di gente, ma ci sono anche molti rumori di cantieri che stanno operando qui nei palazzi del centro. Siamo alla penultima tappa di questa nostra passeggiata all'interno del centro storico dell'Aquila, inseguendo, fra virgolette, i luoghi di Laudomia Bonanni. I portici sono il cuore pulsante della città, lo erano naturalmente prima del terremoto, lo sono sempre stati, diciamo, da tempo immemore, e adesso questo pezzo di portici che vedete alle mie spalle è stato riaperto da non molto, mentre l'altra parte, che è davanti a me, è ancora chiusa e sbarrata perché è in corso di restauro il palazzo che vi insiste da un lato e sopra. Adesso Gianfranco ci legge un passaggio che Laudomia, in uno dei suoi scritti, ha dedicato ai portici dell'Aquila. Se qualcuno domanda dove ci vediamo, la risposta è senza fallo. Si tratti d'affari, di perdere tempo, di andare a sorbire un caffè o di niente del tutto, sotto i portici. Il futuro marito che desidera mosciare un po' di assiduità alla sua promessa non va a passeggiarle sotto la finestra, sa che la vedrà in un'ora o nell'altra ai portici. La ronda in strada, ma chi te lo fa fare? Direi che anche moglie e marito siano più sicuri di vedersi là che a casa. E chiunque si incontri a domandargli dove vada, si assicuri della risposta, sotto i portici. Ma se molte cose non sono cambiate, c'è un particolare che si può dire, ormai, e che ormai sotto i portici non si fa più. È quasi una rottura col passato, c'è chi dice il segno dei tempi. Insomma, non si fa più sotto i portici la esposizione delle ragazze da marito. Una volta, madre e vecchie zie ve le conducevano a spasso, giù e su e giù, per ore, o le tenevano al caffè, dentro, dietro le vetrine d'inverno, fuori, ai tavolinetti d'estate, allo scopo di mostrarle e acciuffare il buon partito, così a volo. Là sotto, la grande agenzia matrimoniale dell'Aquila, i portici. Bene, ora le ragazze ci vanno sole, le donne sono sempre le prime a scrollarsi. Ora ragazzi e ragazze si pigliano sotto braccio e vanno a passeggiare tranquillamente per proprio conto in pubblico. La gioventù aquilana è oggi molto disinvolta e l'Aquila città evoluta. Siamo arrivati all'ultima tappa di questa passeggiata nel centro storico. Qui dietro di me c'è la scuola
De Amicis, l'ex scuola De Amicis, che come vedete è puntellata dal 2009 e i lavori sono iniziati da poco. Il comune non è intenzionato a riproporre qui una scuola, ma probabilmente verrà localizzata una sede comunale, una sede di uffici comunali. Vogliamo chiudere questa puntata con Gianfranco parlando di parco letterario, una cosa che sembra un po' astrusa, ma che in Italia molte città hanno. Gianfranco è, vorrei dire, da anni si batte per realizzare qui in città, magari anche attraverso i luoghi che abbiamo visto stamattina, un parco letterario. E fino adesso purtroppo la sua proposta, anche le sue lettere e le autorità sono finite tra virgolette nel cestino. Allora Gianfranco, dici brevemente qual è la tua idea di parco letterario per l'Audomia Bonanni. Abbiamo visto alcuni luoghi, ne potremmo vedere ancora molti. Tracciare un percorso completo di quelli che potremmo dire i luoghi della memoria, i luoghi di Laudomia Bonanni. Allora l'idea è stata quella di creare intorno a questi luoghi, su questi luoghi, per questi luoghi, quello che è un parco letterario. Cos'è un parco letterario? Non è soltanto un percorso, un itinerario da toccare qua e là e leggere qualcosa dell'autrice o dell'autore interessato, ma è tuffarci nella storia, nell'architettura, nell'enogastronomia, nel turismo di questi luoghi. Cioè l'itinerario letterario viene ad essere il fulcro, l'accentratore, potremmo dire, che si dirama in parecchi rivoli, in parecchie strade e che chiaramente potrebbe interessare a livello turistico tutta la città ed essere un forte richiamo. Questo hanno fatto in molte città italiane, dal parco letterario, e cito qualche esempio, di Grazia Deledda in Sardegna, al parco letterario di Eugenio Montale in Liguria. E forse ogni regione, o quasi ogni regione, ha quello che è il luogo della memoria, che viene utilizzato a livello turistico e a livello proprio di lasciare nella memoria ciò che è stato e trasmetterlo alle generazioni future.